torna con il secondo appuntamento Libri da Mare, rassegna di libri per ragazzi, giunta alla sua quarta edizione estiva, sabato 21 luglio alle ore 18 presso il Lido Grotta dei Delfini di Sperlonga. Cecilia D'Elia presenterà il suo Nina e i diritti delle donne. L'autrice racconterà di Nina, una bambina che scopre come le donne hanno lottato per diritti che oggi sembrano scontati. Al via la Tre Giorni Mariana in onore della Madonna della Civita, patrona dell'Arcidiocesi di Gaeta e della città di Itri. Da venerdì a domenica, tre giorni all'insegna delle celebrazioni in onore della Vergine, con solenni festeggiamenti che si chiuderanno domenica 22 luglio con la messa solenne delle ore 9 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Itri, presieduta dall'Arcivescovo Luigi Vari. A conclusione ci sarà l'atto di affidamento alla Madonna della Civita dell'Arcidiocesi e della città di Itri. Ormai conclusa la fase a gironi della categoria senior di calcio a 5, il Fondi Summer Sport si appresta a vivere lunedì 23 luglio alle ore 22 le semifinali del torneo di calcio a 5 che precederanno il gran finale di domenica 29 con l'assegnazione dei trofei. La manifestazione sportiva prevede anche tornei di categorie giovanili con circa 50 squadre e un calendario fittissimo che senza sosta fino al 29 luglio, giornata conclusiva della manifestazione, vede trasformato il centro di Fondi in una palestra a cielo aperto. L'Associazione Araldica Contado d'Aquino, in collaborazione con il Comune di Fondi e la Proloco Fondi, presenta Le nozze della Bella Giulia, la rievocazione del matrimonio rinascimentale e del corteo storico. L'appuntamento è domenica 22 luglio alle ore 21 ai piedi delle antiche mura di Castello Caetani. Alla presenza di Papa Clemente VII e di Re Carlo V d'Asburgo saranno rievocate le nozze della Bella Giulia Gonzaga con il Conte di Fondi Vespasiano I Colonna. Torna con la 15ª edizione la sagra dell'antica mietitura e trebbiatura del Pantano di Lenola, un viaggio attraverso le tradizioni locali che si terrà da venerdì 27 a domenica 29 luglio, ad allietare i tre giorni di festa, stand gastronomici, esibizioni di gruppi folcloristici, dimostrazioni e degustazioni.